Ciao a tutti ragazzi, sono Alexi e sono tornato con questo nuovo video e ci porto una tripla game strike su Strikezone. Per i miei fan più accaniti sapranno che oggi si dovrebbe essere stata la semifinale del torneo, solo che Lunax, ovvero il caster, colui che l'ha commentata e registrata, perché questa volta non sarà Olistenin, visto che vi è piaciuto molto come ha commentato lui, e comunque la scorsa volta era Olistenin perché non era potuto essere presente, non perché non volevo più farlo commentare. Ha una connessione veramente pessima Lunax, peggio della mia. Io ho 0.3-0.4 upload quando va bene e lui ci avrà 0.2-0.3, quindi veramente schifosa. E ha provato a caricarmi questa partita, appunto, però tipo ci mette una notte, l'ha lasciata caricare per una notte intera e gli è arrivato fino al 40% e basta di tutte e tre le partite, tutte e tre le mappe. E quindi ovviamente io non è che dico no vabbè tu la finisci di caricare, perché comunque io mi troverei in difficoltà al posto suo, visto che non sono l'unico in casa che usa la connessione, quindi mi dispiacerebbe lasciarlo utilizzare tutta la connessione a lui se lui è nella mia stessa situazione. Comunque ricreerebbe problemi lasciarla caricare anche per tutto il giorno, infatti io i video li carico di notte perché se lo chiedesse. E quindi insomma mi ha detto Lunax che forse riuscirà a caricarmeli entro stasera, che voi state guardando il video, e quindi potrò caricarvi la finale domani sera. Cioè sì, domani sera, domani, ecco, se tutto andrà bene. Se non andrà bene vedrete un altro gameplay. Comunque non salterà la semifinale, come non salto nelle serie quando comunque devo posticiparle per qualche problema, ma bensì la posticiperò sempre sempre fino a quando non riuscirò a caricarla. Comunque penso che domani riesca a caricarvelo, o al massimo dopodomani o mercoledì, per non andare a intralciare le altre serie, ecco. Comunque, detto questo, il gameplay comunque non è neanche troppo male. Una tripla cam, se considerate che la prima tripla cam in Italia l'ho fatta io, l'ho fatta in questo modo, non è che sia un bruttissimo gameplay, ma so che ad alcuni non può piacere, ma insomma, consideratelo un altro video tappabuco. Ecco, più che altro volevo dirvi solamente questa cosa. Ora, io sono tornato un attimo indietro in un video di circa un mese fa che si chiamava Argomenti da trattare, non so se quanti di voi li abbiano visti, ma comunque non è importante. E mi avete scritto sotto nei commenti se comprerò Xbox One o PS4. Allora, io ricevo tantissime domande sulla fanpage anche, e vi invito a passarci, perché molti di voi mi chiedono aggiungimi su Skype, aggiungimi di qua, di là, di su, di PSN, che ti devo chiedere le cose. Ragazzi, la fanpage è il metodo più semplice per comunicare, più semplice anche per YouTube, per me, ecco, più semplice per riuscire a parlare con me, o comunque parlare scrivendo, ovviamente sottointeso, perché io mi trovo veramente molto meglio per rispondervi a un commento di YouTube. Dovrei andare sul browser, accedere a tutte queste cose. Io ho un tablet, quindi ho un po' di difficoltà nel farlo, mentre con la fanpage mi esce la notifica, io clicco e rispondo, e quindi passo dalla pagina Facebook. Comunque mi chiedete sempre se prenderò Xbox One o PS4. Io prenderò PS4, e quando la prenderò? Beh, non lo so ancora. Sicuramente prima del prossimo COD la prenderò, non so se quest'estate oppure direttamente all'uscita del prossimo COD. Comunque penso un po' prima, perché mi dovrò anche organizzare un po' con la scheda d'acquisizione, che non so se funziona, quindi non vorrei ritrovarmi a prendere la PlayStation 4 nel giorno stesso in cui esce il COD e poi non poterci neanche fare una registrazione sopra. Quindi la prenderò non molto tardi, ecco. Diciamo che la data è ancora da stabilire, però entro l'uscita del prossimo COD. Perché prenderò PS4 al posto di Xbox One? Allora, io non sono mai stato combattuto nella scelta della console. Perché? Perché per quanto riguarda Xbox 360, PlayStation 3, mi dava un po' fastidio il fatto di dover pagare un abbonamento online. Ora, e quindi ho scelto ovviamente PlayStation 3, ma comunque la scelta non era anche solo mia, visto che io ho due fratelli, quindi la scelta era comunitaria, abbiamo scelto di prendere quella. Ora, per PlayStation 4 e Xbox One entrambi si pagano gli abbonamenti. Io mi sono trovato bene con PlayStation 3, quindi ho deciso di passare a PlayStation 4. L'unico motivo per cui avrei deciso di dover passare all'altra console, anche se comunque era proprio minuscolo, quasi inesistente, se non appunto inesistente, visto che prima di prendere di fare una spesa del genere io mi informo abbastanza, e come tutti sapete sulla carta la PlayStation 4 è una console migliore, o non voglio console war, però del resto quest'anno è andata così, e quindi era proprio quasi
piccolissima, se non esistente, la possibilità di prendere Xbox One, ma l'unico motivo per cui avrei dovuto farlo è perché il competitive si stabiliva lì, il competitive di Call of Duty, e a me piace anche abbastanza giocarci, ora non così tanto accanitamente, però magari con qualche torneo in paio mi sarei divertito un po' di più, ecco, anche piccoli tornei, non parlo di un Quad Duo Championship. Ma adesso si è pure stabilita la notizia, e non l'ha detto solo Power ma anche Optic Nature, che il competitive si sposterà su PlayStation 4, quindi proprio scelta decisa, prenderò quello e basta. Comunque quel gameplay è finito, io spero che vi sia piaciuto, se vi è dato a lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non siete ancora, passate alla pagina Facebook, e niente ragazzi, ho finito, ciao a tutti.